Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Quando parliamo di posizionamento di un impianto dentro il nostro ambiente d'ascolto, non ci riferiamo soltanto ovviamente al posizionamento rispetto al punto d'ascolto, quindi fondamentalmente al posizionamento delle casse rispetto al punto d'ascolto, ma ci riferiamo anche alla, come dire, alla sua collocazione. In particolare voglio parlare in questo pezzo della questione collegata con le vibrazioni, che sono sicuramente un nemico molto importante del suono, perché le vibrazioni generate dall'ambiente, generate dal suono stesso, influenzano in maniera udibile, credo, la qualità del suono finale, e quindi come tale, nel momento in cui noi dobbiamo posizionare il nostro impianto, parlo specialmente delle elettroniche e anche però per certi versi delle casse, come vedremo, in un ambiente, dobbiamo considerare che la lotta alle vibrazioni è una componente importante di un corretto setup, e quindi uno dei passaggi obbligati per provare a raggiungere il miglior suono possibile da quello che abbiamo, si intende. Ovviamente ci sono molti modi, no, per ottenere questo risultato, dal comprare un rack costruito apposta per contenere elettroniche, che quindi è in qualche maniera studiato anche in funzione antivibrazioni, a utilizzare i piedini antivibrazione, tipo questo dell'Audio-Technica, ma ce ne sono tantissimi, su cui varrebbe la pena spendere un po' di parole, perché non tutti funzionano alla stessa maniera, e quindi l'assorbimento delle vibrazioni non è un concetto, come dire, astratto che si risolve in maniera astratta, ma è un concetto concreto che si risolve in maniera concreta con differenze tra i vari componenti. Ma ovviamente sono in gioco anche variabili collegate con la possibilità di provare queste cose. Come sempre io dico, bisogna provarle e non fidarsi soltanto di ciò che viene letto o viene scritto, o del consiglio ottenuto in rete da un cosiddetto esperto. Comunque certamente un dato di fatto che dotare, per esempio, porre sotto le elettroniche tutte dei buoni strumenti antivibrazione, come possono essere i piedini, comporta un miglioramento del suono, o meglio comporta un suo non peggioramento collegato appunto con il feedback delle vibrazioni, anche derivanti dal suono stesso dell'impianto, sulle componenti elettroniche contenute dentro gli apparecchi. Due parole anche sul tema delle casse, cioè siano essere casse floor standing, cioè appoggiate a terra, o siano esse casse messe sopra un piedistallo, sopra una base, certamente anche in questo caso torna molto utile un buon isolamento dalle vibrazioni acustiche, dalle vibrazioni che rientrano verso questi componenti, e conseguentemente il dotarsi di piedini o specifici o forniti dal costruttore da porre sotto le casse o sotto i piedistalli, che si usano per le casse più piccole tipo bookshelf, dà dei buoni risultati. E nella misura in cui l'isolamento dal feedback di vibrazioni delle casse ne migliora drammaticamente il suono.
e per drammaticamente intendo qualcosa di realmente udibile, cioè non di qualcosa che è una sfumatura su cui uno dice posso in qualche maniera soprassedere. No, una lotta seria alle vibrazioni in tutte le componenti dell'impianto è uno dei passaggi più importanti per un corretto setup, quindi per la possibilità di raggiungere all'interno della catena che abbiamo in qualche maniera messo insieme il miglior suono possibile da tale catena. E comunque in ogni caso è un qualcosa che costantemente dovremo ripetere anche nell'evoluzione del nostro impianto, nel suo eventuale successivo cambiamento, miglioramento o quant'altro. Diciamo che quindi è una scelta quella dell'alta delle vibrazioni al pari della questione collegata con l'energia elettrica, che fa parte di un buon setup del nostro impianto e che dà degli ottimi risultati francamente udibili e inequivocabili. Alla prossima. Sabe Dios que angustia te accompagnò, che dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola marina.